che anno sono questi affreschi? Ma di varie epoche, però la chiesa è già c'era già un nucleo nel 1250 o giù di lì, come diceva lo storico. Però in genere questa chiesa qua, 1500, all'epoca dopo il Concilio di Trento, la prima parte. Poi dopo hanno sviluppato la seconda, la terza, e l'ultima parte è il porticato con la sacrestia, che ha poi rovinato quel dipinto bellissimo della processione dei Valser al Vettaro. Io devo dire, è la prima volta che vengo qua e sono veramente meravigliato e soddisfatto. Sì, no, è bello. Soprattutto perché vedo che, a quanto pare, mi corregga se sbaglio, è stato restaurato tutto quanto. Tutto. Ma poi anche prima abbiamo iniziato con i lavori geologici per vedere le fondazioni se tenevano, poi l'aspetto strutturale, abbiamo fatto l'inserimento di 3 metri cubi di acqua distillata con degli elementi speciali eleganti, perché la struttura era fragilissima. Abbiamo dovuto fare una corea con elementi particolari, abbiamo tutto messo intorno, una foderatura di tessuto, non tessuto, di materiale speciale, anche bacchette di vetro, forza attraente molto forte, per tenere insieme tutto. Ecco, uno degli affreschi più importanti o forse più seguiti è quello della processione che sale, sì, che sale proprio qui, quello, nel 600. Quello ricordo proprio dopo il Bascapè del 1610, mi proibiva di fare. Ecco, perché